Paola? Oh. Paola, ma che piacere rivederti qui nella mia galleria. Cara. Dopo tutti questi anni. È stato meraviglioso tornare nel mondo e come vedi sono venuta subito qui. Ah. Linda spesso veniva a casa mia trascinandosi dietro quadri e stampe. Non immagini quanto sia stata gentile. Hai presente quelle deliziose stampe inglesi del 700 con i fiori nella mia camera da quelle? Letto? Le ho comprate da Linda. No, non le ricordo. E la scena di caccia nello studio di Mark, la ricordi? Oh, ma che distratta, scusatemi. Mirna, lei è Linda Vandenberg. Linda, questa è Mirna Clegg, la mia più vecchia e cara amica. Molto lieta. Piacere di conoscerla, ho sentito molto parlare di lei. Molti dei miei clienti sono ardenti sostenitori di suo figlio Trey. Il mio figliastro? Oh, certo, naturalmente. Lei è troppo giovane per avere un figlio al congresso. Ero certa che la galleria sarebbe stata così. Sai, Linda ha sempre avuto occhio per l'arte e riesce a trovare praticamente di tutto. Dal capolavoro del Rinascimento all'ultimo giovane talento. C'è qualcosa di particolare che ti interessa oggi? Sai cosa mi è arrivata? Una serie rarissima e deliziosa di litografie di giardini inglesi del primo 800. Starebbero molto bene vicino alle tue stampe di fiori. Oh, no, no, Linda, ne ho abbastanza di stampe di fiori. Ma... fanno parte del mio passato, non ne voglio più sapere. Adesso ho tutta una vita davanti a me e voglio qualcosa di nuovo ed eccitante. Oh, bene, sicuramente ti interesseranno questi. Fanno parte di una serie che si chiama Ritmi Sinfonici. Rambouillet. Scusa, ma non è passato di moda ormai. Fa una personale al Museo d'Arte Moderna. Non mi sembra fuori moda. Ah, le piace l'espressionismo astratto, signora Clegg? Ah, qualcosa, di alcuni artisti. In realtà ho gusti molto eclettici. Mi dispiace, Linda, ma questo non mi commuove affatto. Non mi importa che faccia una personale al museo. Vorrei vedere qualche pittore che non abbiamo mai visto, che sia nuovo, capisci? Dunque... oh, ecco, stamattina mi è arrivata un'opera di un artista del tutto sconosciuto, ma non l'ho ancora sistemata. Meglio così, saremo le prime a vederla. Sarebbe divertente vedere in anteprima una delle tue scoperte, non ti pare, Mirna? Lo faccio solo per te, Paola, sei sempre convincente. Simpatica, vero? Mirna! Mirna, vieni a vedere! Splendido! La luce è assolutamente deliziosa. Una luce così mi fa pensare a un post-impressionista. Sì, è molto originale. Chi è l'autore? Per essere sincera, signora Clegg, non lo conosco. Credo che voglia mantenere l'anonimato. Come vede sul quadro non c'è nessuna firma. Non me ne ero accorta, ma non è insolito. No, veramente no. Può succedere qualche volta che un pittore non firmi le sue opere. E quanto costa? Oh mio Dio, io ancora non lo so. Il quadro è arrivato pochi minuti prima che arrivaste voi. Stai pensando di comprarlo, Mirna? Certo, altro che. Ecco, l'artista è del tutto sconosciuto, ma ancora per poco, credo. Non so, penso che 1200 dollari sia giusto. Lo prendo allora.